Buonasera, manca poco alle elezioni provinciali del 27 ottobre, la campagna elettorale entra nel vivo, la RAI dedica ogni sera uno spazio di approfondimento per conoscere candidati e liste in lizza in questa tornata elettorale. Stasera sono con noi cinque ospiti qui negli studi RAI di Via Perini, ve li presento subito cominciando alla mia destra dal rappresentante, dal capolista di Fare Trentino, Andrea Bonetti, buonasera. Buonasera. Poi per Insieme per l'Autonomia Stefano Boscherini, Buonasera. per Fratelli d'Italia Raimondo Frau Buonasera. e poi alla mia sinistra Claudio Ecker di Forza Trentino e Buonasera. Manuela Bottamedì del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Allora cominciamo subito la prima tornata di domande, cominciamo da Fare. Ebbene, voi vi definite nel vostro programma un movimento di opinione, una lista formata soprattutto da giovani, nessun politico, il vostro è un progetto liberale. Che cosa significa? Ma il nostro progetto è nato a livello nazionale come un'alternativa sia al centro-sinistra sia al centro-destra sedicente liberale, ma che in questi anni ha sempre tradito, diciamo, quelle che erano le promesse di una riforma strutturale dello Stato e soprattutto che andasse in direzione di meno tasse e di meno burocrazia. Questa è stata l'anima del nostro progetto a livello locale, che ha trovato la propria collocazione nella coalizione a sostegno di Diego Mosna, presidente, candidato presidente, e il nostro punto di forza sicuramente è quello di proporre un modello con una provincia meno invasiva, con una minore burocrazia, che permetta di liberare l'iniziativa privata, il merito e che quindi punti a una riduzione di quello che è di quella che è la macchina pubblica in favore invece dell'iniziativa, che è il vero punto di forza per far sì che si possa ragionare verso un modello dove la meritocrazia sia posta al centro. Torniamo a Fare Trentino per sapere che cosa vuol dire nel vostro programma quando scrivete meno provincia, più privato, meno tasse. In che modo intendete tradurre questi slogan in concreto? Punto primo, abolizione delle comunità di valle. In favore, questo invece di un accorpamento dei comuni, sono tanti i modelli come ad esempio l'Edro che hanno avuto successo e quindi crediamo assolutamente che non sia necessario un ente intermedio inutile come le comunità di valle, che non è altro che un grosso carrozzone e che di fatto non porta a nessun beneficio. Favoriamo invece un accorpamento dei comuni anche a geometria variabile, quindi con la libertà per i comuni di mettersi assieme su specifici servizi. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, riduzione drastica delle partecipate, rimettendo sul mercato quote di esse. Su questo abbiamo dei punti di contatto con il Movimento 5 Stelle. Spendiamo più di 600 milioni di euro l'anno in partecipazioni dirette o indirette della provincia. Questo sicuramente non va a vantaggio di chi lavora, non va a vantaggio di chi è oppresso dalla burocrazia. Ricorderete tutti il caso della commerciante di Riva, che per avere accesso a 1.200 euro di contributi ha dovuto spenderne 1.000. Ecco, questa non è la burocrazia che aiuta i lavoratori e questo è il nostro punto di forza, quindi sicuramente meno burocrazia, digitalizzazione e, come ho detto prima, abolizione delle comunità di valle. È un netto taglio delle tasse. E un netto taglio delle tasse, questo è un obiettivo più a lungo termine. Ovviamente nel nostro modello ci sarebbe l'autonomia fiscale anche sulle entrate, quindi non solamente sui trasferimenti dallo Stato alla provincia, ma autonomia anche sulle entrate con la finalità di poter così abbattere l'IRAP e le addizionali IRPEF. Attenzione, Fare Trentino, come la pensa in merito? Guardi, facciamo un esempio. Se non ci fosse l'arcivescovile a Trento, sarebbe necessario un altro liceo statale. Questo quindi sarebbe un ulteriore carico di ovviamente spesa che è largamente superiore a quelli che sono gli attuali contributi. Quindi da questo punto di vista il nostro modello non è assolutamente quello di andare contro quelle che sono le scuole private, anche in favore della libera scelta dei cittadini di poter per l'appunto usufruire di un servizio. Preferiamo invece ragionare in un'ottica di coinvolgimento anche di realtà della cosiddetta società civile, quindi sul modello delle free schools britanniche, e coinvolgendo quelle che sono le ONLUS, coinvolgendo quindi anche quella parte della cittadinanza che vuole contribuire con le scuole, ma sempre andando in ottica di, come spiegavo prima, un modello dove sia minore possibile quello che è l'esborso di denaro per la cosa pubblica. Girare è uno dei modi per riattivare l'economia. Una proposta che fa molto discutere, Fare Trentino, si può fare? No, e crediamo che non sia questo un modello praticabile, anche perché se andiamo a dover rendere gratuito il trasporto pubblico con ingenti spese, come abbiamo detto prima, investire su quello che è giustissimo, scuola e sanità,
C'è un carico di spesa che molto difficilmente riusciremmo a sostenere. Noi invece crediamo che sia importante una cosa, sia importante nel caso soprattutto del trasporto, e pensiamo a un caso specifico, quello della Busa. Pensiamo che invece sia necessario realizzare infrastrutture come il tunnel, che appunto viene dibattuto proprio da ormai anni, non solo da mesi. Facendo sì che quindi si parta da un'esigenza pratica. Qualora riducessimo anche del 40% i veicoli, come è stato detto prima, privati, ma rendiamoci conto, quando siamo in coda per andare sul Garda d'estate, la maggior parte di veicoli sono veicoli di turisti che vengono sul Garda. Mi piacerebbe sapere dove andiamo a mettere le loro macchine, come facciamo a sostenere un modello come questo. Noi crediamo invece sia necessario potenziare le infrastrutture, come abbiamo detto prima, quindi il tunnel dall'Oppio alla Busa, la Val d'Astico, che va assolutamente fatta, perché è un'altra opera strategica per lo sviluppo del Trentino, e sosteniamo quindi un modello in cui si torni a investire anche su questo tipo di opere.